capelli sono a posto, fa vedere. No, rimettiglieli su. Su, su. Sbrigati. Sbrigati, stiamo arrivando. Ragazzi, per favore. Dai, entra. Sorridi? Bene. Grazie ragazzi. Grazie. Dai, dai. Non si può entrare. No, 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 fuori, fuori. Indietro. Per favore, per favore, per favore. Indietro. Fuori. Non si entra. Fuori. Per favore. Finalmente un po' di riposo. Un giorno intero senza trovarmi davanti alla gobba di Gilbert. Wow, mi sembra un sogno. Te l'immagini tu, Gilbert, che si riposa? No, proprio no. Neanch'io. 12 ore chiuso in una camera d'albergo, senza programmi da rispettare, interviste, conferenze stampa, indici di gradimento da calcolare. Chi ossessionerà oggi? Fra i fans, i giornalisti e il personale dell'albergo, qualcuno da sfinire lo trova di sicuro, ci scommetto. Ah, glielo auguro di tutto cuore, perché io oggi, dopo un bel bagno caldo, voglio svenire sul letto fino all'intervista Rai di questa sera. A che ora è? Alle 8. Oh, l'acqua del bagno! Ah, però ricordati che alle 3 viene Kurt, ginnastica, ciclette e il massaggio. Oh no, Kurt pure oggi. Senti, dirò a quell'SS di procurarsi due biciclette. Così andiamo a fare ginnastica laggiù in quel parco. Laggiù? Sì. Ah, ma quella è Villa Borghese. Me la ricordo. Ci andavo 10 anni fa con Paul. Avevamo deciso di sposarci a Roma. E poi, niente. Né a Roma né a Parigi. Me lo ricordo proprio come se fosse oggi. Stavamo a piazza... Sì, piazza Navona. Se tu vedessi che piazza. Una cosa meravigliosa. E mentre io mi stavo mangiando una bella granita di caffè alla doppia panna con cialde... Lui gettava l'occhio a una biondina di un tavolo accanto, una slavatina. Chissà che ci trovava. Beh, mi ha mollato lì. E io allora mi sono ordinata un'altra granita. È da quel giorno che ho cominciato a perdere un po' la linea. Ma peggio per lui. Su, vatti a fare il bagno, altrimenti l'acqua si raffredda. Oh, no. Oh, sì. Beh, non ti sarei mica struccata. Meno male. Jacob, un'occasione irripetibile. L'ufficio stampa di Vogue al completo nella mia stanza ti vuole in copertina. Star in giro per il mondo. Titolo? Di Madonna non ce n'è una sola. Parola di Jeanne d'Arc. Gilbert, quando? Quando cosa? Quando dovrei fare questa copertina? Ah, con comodo. I fotografi stanno ancora sistemando le luci. Gilbert, me l'avevi promesso. Una giornata senza comparirmi davanti. Ognuno in camera sua. Non un appuntamento, non una telefonata, non un respiro, niente. Peccato, ma c'è un trascurabile imprevisto. Nella mia stanza c'è un certo Vogue. Che ti offre un passaporto per oltreoceano, quello là. L'acqua del bagno si raffredda. Il bagno te lo farai più tardi. Sono soltanto 2 foto, Jane, 2. Si tratta appena di mezz'ora. Le tue mezz'ore non funzionano più, Gilbert. È il mio giorno di riposo. Quindi prima mi faccio il bagno e più tardi se mi va le fotografie. E più tardi non è possibile. E perché? Perché sono già le 11 e a luna siamo a colazione all'ambasciata francese. A
all'ambasciata francese a colazione. Ti sei scritto anche il menù? Jean, ridammela. Ore 11, Bog. Una sorpresa da collasso, eh? Ore 15, ambasciata di Francia. Ore 17, spot TV privata. Jean. Ore 20, intervisterai il bastardo. Guarda, ragazzina, che lo faccio per te. No, tu lo fai per te, perché sei un nevrotico, sei malato, ecco perché. Adesso basta, calmati. Sono calmissima. Una banana. Claude, fa sparire quel cesto di frutta. Sei completamente matta. Sono 180 calorie, così ti freghi pranzo e cena. Vattene! Fuori! Ma guarda che io... Fuori tutti! Avete sentito? Fuori tutti? Fuori, 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 fuori. Forza! Via! Andiamo! Va via! E tu esci di lì, capito? No! Jean! Ragiona! Mi chiamo Juliette! No, da 2 anni tu ti chiami Jean! E ringraziami, perché se non era per me ti chiamavi ancora Juliette e stavi ancora a scuola di canto! Basta con i capricci! Fra 10 minuti ti voglio giù, non un minuto di più! E senza fiatare! Nevrastenico sarei io, poi. Anzi, ti do 8 minuti, non uno di più! Ma ti voglio bella, con il sorriso sulle labbra e senza un capello fuori posto, come sempre! Mi hai capito? Claude? Claude, mi senti? Ci sei? Certo, dimmi. I 2 appartamenti vicino al mio non dovevano rimanere liberi? E infatti sono liberi. Perché? Io sento dei passi, voci, dei rumori strani. Ma sei sicura che non vengano da sopra? Sì, sono sicura. Li sento attaccati al bagno, nell'appartamento accanto al mio. Adesso vado a vedere. Stai andando da Jean? Sì. Allora dille che è tutto tranquillo. Assolutamente no. A quell'ora è impegnato. Ma non posso far saltare quell'appuntamento. È assurdo. Eh no, l'appuntamento era stato fissato per le 6. E lei crede che per firmare delle copertine di dischi Jeanne d'Arc riveda il suo carnet di appuntamenti? No, no, a quell'ora ha uno spot su Video Music. Io l'ho già detto, alle 5 o niente. Niente? E allora niente. Peggio per voi. Ma guarda che si deve vedere, è assurdo. Io non lo so, delle cose pazzesche. Eccone un altro, va. Ferma, dove vai? Avanti, su. Ma io abito qui, abito qui. Fuori per cortesia, su, avanti. Permesso. No, ammazza che impresa, sei riuscito a vedere? Ma chi, scusa? Ma come chi, Jeanne d'Arc? Sì, direi di sì. Wow, ma ci hai parlato, l'hai toccata. Scusa, devo andare. Ma dove vai? Aspetta che esci. Mi dai un passaggio, per favore? Mi pare che te lo sei già preso. Ma io c'ho da fare adesso. Dove vai? Chi sei? Dove vai tu? Via. Yeah.
Senti un po'. Ti ho visto mentre ti buttavano fuori. Ma mi spieghi come hai fatto a entrare? A entrare nell'hotel di Jeanne d'Arc. Beh, è stato facile. Ho fatto finta di essere una dello staff e ci hanno creduto. Ammazzeli che tuteri. Ma li hai visti come sono addolorati quelli dello staff? E l'hai vista? Com'è? Com'è dal vivo, dico? È vero che c'ha lo sguardo magnetico? Magnetico? L'ho letto su Popstar. Dice pure che c'ha due occhi che ti ipnotizzano. È vero? Boh, non lo so. Ma come boh? Ma c'hai avuto la più bella occasione della vita tua. E mo mi dici tutto per filo e per segno. Cosa? Come ti chiami? Giulietta, e tu? Io Luigi, mi chiamo Luigi. Gigi, insomma. Gigi? Oh, ma ancora non mi hai detto dove devi andare. Tu non ti preoccupare, quando sono arrivata te lo dico io, va bene? Sì, addio, a me mi sa che sta arrivata da un pezzo. Abiti a Roma? No. Sei in vacanza? In un certo senso sì. In che senso? Abiti a Roma, sei in vacanza, in che senso? E tu che lavoro fai? No. Lasciamo stare l'argomento che so avvelenato. Un massacro. Guarda qua, guarda che lista. Consegnare il mobiletto. No, quello ho già fatto. Che mobiletto? Un mobiletto. Mio padre è antiquario e restauratore. Io gli do una mano, però lui si piglia il braccio. Asta. E che ci fai tu a un'asta? Compro. Che ci va a fare un'asta? Va lì, guarda gli oggetti in vendita e chi offre di più se li aggiudica. Se permetti lo sapere. E che vuoi sapere di più? È un'asta giudiziaria, siccome è morto uno che non c'aveva parenti, lo Stato si è beccato tutto e adesso se lo rivende, ma mica ci devo andare io. Questo è il lavoro di mio padre. Ma che compro una stronzata? Quello mi scortica. Ma chi ha chiesto tutta questa responsabilità? Io non lo so. Vabbè. E quello che cos'è? Castel Sant'Angelo. Che bello! Hai una sigaretta? No, non fumo. Cioè, un po' fumo, sì. Quando me le offrono. Te fumi molto? No, non posso. Non me lo permetto. Chi? I tuoi genitori? Già, i miei. Ma adesso non ci sono, quindi fermati a un tabaccaio. Ah, ma io non ho soldi. Me li presteresti? Vabbè, tieni ste 10.000 lire. Ma sbrigati che faccio tardi. E poi qui c'è divieto, non ci posso stare. Va bene. E 3.000. Ciao. Grazie. Ciao. Sì, signor ambasciatore, alle 3 in punto. Beh, mi raccomando, senza blu jeans. Avanti, fotografi. Pronti? Bestia. Te la sei fatta scappare, ma io ti ammazzo! Ma questo braccio è gonfio. Lo credo. Ha sfondato a pugni quell'armadio. E questo livido sul collo? Gliel'ho fatto io. Non si riusciva a calmarlo. Lasciami passare, imbecille. Giù è tutto pronto. Dov'è? Me lo domandi a me. Telefono a Parigi, chiama la polizia. No, fermo, nessuno deve sapere, dobbiamo ritrovarla. Già, vigliacca, scappare in blu jeans. Questo parlerà anche da morto. Cicciona, sei licenziata. Ma stai un po' zitto. Maledetta, tu lo sapevi, eri sua complice. Tutti d'accordo, è una congiura. Ma calmati, Gilbert, calmati, vedrai che tornerà. C'è?
180? Sì, sono in linea. Ah, beh, credevo molto di più. 180 di massimo. No, di minima. Sì. Senta, scusi. La dieta massima di igiene è 120 grammi di carote, un succo di pompelmo e un cucchiaino di crusca. Pronto, Vog? Calmo, sta calmo, Sì, siamo pronti, siamo. Calmo. Pronto, la polizia? Ciao. Ne vuoi un po'? E come no? Tu offri, io pago. Ma di un po'. Ma niente niente, mi stai a piapi i fondelli. Chi io? Tu. T'ho detto che sono in ritardo. Qui fuori c'è il divieto di sosta, dai. Scusa, ma non ho potuto resistere. Scusa. Intanto vedi di darmi il resto, dai. Tom. 200 lire. Io non lo so quanto sarà in franchi, ma io con 10.000 ci vado avanti 3 giorni. Dai. Oh, se lo sapevo che stavi con lui, ti facevo pagare di più, eh. Calla, pure la multa m'hanno fatto. Te l'avevo detto che non mi potevo fermare qua, mannaggia. Già l'ho scampata stamattina, mo' per colpa tua. Beh, Giulietta, io sarei arrivato. Cioè, sono arrivato. Lo vedi quel portone? È lì l'asta che ti dicevo. Allora pure io. Senti, è qui vicino Piazza Navona? Sì, è da quella parte. Tu vai dritta. Sì. Tagli Campo dei Fiori, attraversi Corso Vittorio e sei a Piazza Navona. Ok, grazie. L'addio. Giulietta! Sì? No, niente, che tu non hai una lira in tasca. Lo so. Sì, lo so che lo sai. Tieni, per un'altra mezz'ora ti bastano. No, non li dai, voglio. Dai, poi me li darai. No, io stasera parto. Parti? Mm-hmm. Finita la vacanza? Finita la vacanza. Vabbè, me li darai. Tieni, ti do il mio indirizzo, così magari la prossima volta che vieni a Roma. Ok, scrivimelo qui. Qui? Mm-hmm. Sì. Ma poi non ti lavare, eh? Via dei Cappellari 8. Cappellari? Dove facevano i cappelli, Sta vicino Piazza Navona. Ok, grazie, addio. Ridaglie questo addio, porta zella. Dimmi ciao e basta. Ciao e basta. Spiritosa. Senti, che vuol dire zella? Zella? Sfiga, iella, sfortuna. Ah, sfortuna, ho capito. Meglio ciao allora. Ciao. Ciao. Giulietta. Sì? Quello è Palazzo Farnese, è la tua ambasciata. Grazie, ciao. Ciao. Brigati. Ciao Nico. Cinque, solo 5, dai, se no mi tocca andare a rubare. E dai, 5.000. Vabbè, va. 5, solo 5. Andiamo, se no mi tocca andare a rubare. Solo 5.000. No, ma niente, era da far rubare la corsa, dai. Ma Valentina, mi fai perdere i clienti. Ma che era da chiedere? Che, volevi qualcosa? No, guardavo. Guarda quanto sono. Quanto vengono quelli? L'occhiali? Sì. L'occhiali sono speciali, guarda. 25 sacchi. Vabbè, per te famo 30, però. Mazza, sembra proprio tuo. Senti. Precisi, eh? Bastano questi. E come, non avanzano pure. Ma compra della tarta, no, lunga, no? Vabbè, che mano spaventi, mano spaventi. Mi dispiace, non si può fare. E con questi soldi qui, quali posso comprare? Che ci puoi comprare con 10 sacchi, amore? Non lo so. Te posso dare giusto questi, va. Precisi, belli. Quant'è? Questi qui verrebbero 8.000, ma a te ti do per 10.
Ma con questi non vedo niente. E tu levi dell'occhiale. E va bene, grazie. E stanno una favola. Era meglio se ci comprava la tartaruga, però. Che sventola. Non ho ancora coraggio. Ma che c'entra avanti qui? No, tanto non lo ferma nessuno. Sì, hai capito? No, ancora. Questa è il centro avanti, guarda qua. Mamma, vedi. Carina. Carina, sì. Pazza. Vai, vai. Senti. Senti, dov'è che se siamo visti? Io ti conosco. Se conosciamo, oh, no, non c'è problema. Oh, ma chi te credi adesso? Pare che c'ha solo te. Non vedi che roba. Centosessanta il signore. 170. 170, 170, chi offre di più? 180. 180 la signora, 180, 180, 190. 190, 191, 192. 210.000. 210 per il signore laggiù, 210 e 1, 210 e 2, stiamo per aggiudicare questo pezzo. 210 e 3, aggiudicato al signore. Congratulazioni, è un oggetto stupendo. Ma... tu che ci fai qui? Sono venuta a vedere, ti dispiace? No, anzi, sì. Che cosa abbiamo ora? Adesso abbiamo il lotto numero 28 che arriva. È una lampada déco francese. Eccola qui, con una base d'asta di lire 200.000. 200.000? Per questa bellissima lampada déco francese, con una base in fusione di bronzo e tre luci, partenza d'asta 200.000 lire. Accetto la prima offerta. 220. 220 il signore in prima fila, benissimo. 240.000. 240 al signore laggiù, grazie. 260. 260 il signore. Altre offerte? 280.000. 280.000 il signore Dai, laggiù, Gigi. Grazie. Dai. 300. 300, benissimo, benissimo. 300, 300. 320. 320 e 1. Che fai, Gigi, ti arrendi? Non posso. Guarda che 320 o 330 è la stessa cosa. Non posso fare. È una lampada. Mio padre mi ha scritto massimo 300. Dai, che le vale. 320 e 2. Dai. 330. 330.000, grazie mille, signorina, molto gentile. 330.000 e 1. 400.000. 400.000 il signore laggiù in seconda fila. Su, Gigi, fila. Che è un pezzo art déco. No, andiamoci. 400.000 e 1. Guarda che vale almeno 5.000 franchi. Non posso. 400.000 e 2. 450.000. Ma che sei matta? 450.000 il signore in prima fila. Vai. 450.000 e 1. 450.000 e 2. 450.000 e 3. La ringrazio. Oh no. Passiamo ora all'otto. Adesso? Adesso hai fatto un affare, Gigi. E come no, l'affare del secolo. Ma chi ti ci ha mandato a te? Benissimo. Mannaggia. Partenza d'asta 4 milioni. Accetto la prima offerta, signori. Ma come glielo dico a mio padre? Quello mi ricama di lividi. Con questi soldi gli dovevo portare tre pezzi. No, io non pago. Beh, andiamo, vieni. Se pensi che a tuo padre non piacerà. E non gli piace, no? Signori, scusate. Per pagare da quella parte. Grazie. Ecco. Quant'è? 450.000. Mai una volta che facessi quello che dico io. T'avevo detto del bene 300.000 lire. Tu quanto hai speso? 450.000. Metteci il fitto, a luce, a benzina, più tutto quello che mi costi te, no, ho capito io. No, allora se devi fare i conti falli bene. Io da quant'è che sto qua? So 3 anni. E tu quanto mi dai? 100.000 lire al mese. Allora di piuttosto che di tutto quello che faccio io a te non ti sta mai bene niente. E certo che non mi sta mai bene niente. E che è colpa mia se c'è un fio scemo che invece da lavorare in giro per Roma alza un passo sul tetto d'un furgoncino pure mio. E a te chi te l'ha detto?
Chi mi ha detto? Uccellino mi ha detto. T'ho visto al telegiornale, a imbecille, insieme a un gruppo d'altri scemi come te, che aspettavano una paraculetta qualsiasi che si arricchisce con quelli come voi. Prima almeno lo sapevo solo io che c'avevo un fio scemo. Adesso tutta Roma ce lo sa che c'ho il fio cretino, tutta Roma. Tu che c'hai da ridere, ma affanculo. Il sor Umberto c'ha il fio scemo, capito? Oh, oh, ma che te credi? Che io resto tutta la vita qua dentro a trafficare con questi quattro pezzi di legno. Io c'ho altri progetti, hai capito? C'ho altri ideali. Tu c'hai l'ideale di non fare un bene amato cazzo, hai capito? Hai capito tu, sei bravo, sei proprio bravo, sì, hai capito, sei proprio tutto. Buono sei, che roba, oh. Giovani d'oggi. Ma falla finita. Senta, se il problema è la lampada, gliela ricompro io. Mi dica lei la cifra. Ma lei chi è, scusi? Sono un'amica di Gigi, ci siamo conosciuti stamattina. Sa, è colpa mia se ha comprato quella lampada deco. Ma scusi, di dove è lei? De Milano? No, perché non si capisce niente. No, sono francese. Complimenti. Le stavo dicendo che è per colpa mia se Gigi ha comprato quella lampada. Ma il problema non è la lampada, signorina mia, il problema è mio figlio, non mi dà retta. Io ho fatto un sacco di sacrifici per allargare il negozio, per lasciare tutto a lui un domani. E quello che fa? C'è sputa sopra. Ma ha sentito quello che ha detto? Quattro pezzacci di legno vecchio, ma come? Quattro pezzacci di legno vecchio? Sarà che lo conosco da poco, ma non mi sembra che Gigi non le dia retta. Anzi, mi ha parlato molto bene di lei. Sì? Sì, sì, sì. Di lei, del suo lavoro. Poi è un ragazzo intelligente, in gamba. Allora gli piace. Se lo vuole, gli faccio un prezzo di favore. Se lo vado a vedere, sta nel retrobottega. Per me se lo può portare via pure subito. Ragazzi in gamba. Non ci si crede. Che l'hanno sbidonato, ragazzi in gamba. Dai, Gigi, non te la prendere. Ti tratta così perché ti vuole bene. Se è così mi vuole pure troppo bene. L'hai visto, sì, come è fatto? Non t'ascolta mai. C'ha sempre da ridire su tutto. Ma comunque a me non me ne importa più di tanto. Beato te. Io invece me la prendo troppo a cuore. I problemi, gli orari, il lavoro, Gilbert. E chi è Gilbert? È mio padre. Forse per lui mi farebbe lavorare pure mentre dormo. Ma perché? Lavori con tuo padre pure tu? Sì. E che lavoro fa tuo padre? Agent de presse. Servizi fotografici, incontri, conferenze stampa. Lui gira il mondo e io lo seguo. Beh, gagliardo. È un bel lavoro. Un bel lavoro. Solo che da 2 anni non ha mai avuto un giorno di vacanza. Pure oggi mi aveva promesso che qui a Roma ci saremmo riposati e invece niente. Si è presentato con una lista di impegni che non finiva più. Ma allora non sta in vacanza? No, me la sono presa fino a stasera, sono scappata. Quando fa così, credi, non ci vedo più dalla rabbia. Perché non fai come me? Io con mio padre c'ho una tecnica. Certe volte, quando non ne posso più, chiudo gli occhi e lo lascio parlare. Lui si crede che lo sto a sentire. E invece io con la testa me ne vado dove mi pare. Penso ai fatti miei. O mi canto una canzone o mi dico una poesia. E funziona. Hai voglia. I pensieri, pure se sono scemi, non te li può toccare nessuno. Sono una cosa tua. Tua e basta.
pensi, inventi, cambi, fai come ti pare. Non ti piace proprio il tuo lavoro, eh? No, non è che non mi piace, è che, boh, che ne so, vorrei cercare di tirar fuori tutto quello che c'ho dentro. Ma il brutto è che mi sa che non c'è proprio niente dentro. Ti sopravvaluti? Può essere. Ragazzi, sono arrivati i bucatini, venite a mangiare invece di sta spippertà. I bucatini, andiamo. Sono un bel. Ma che vuoi? Allora, io segno. E segna, segna. Ciao. Magna fietta bella, mi pare una ricetta. Come si dice la ricetta in francese? Non lo so. Non lo sa come si dice la ricetta in francese? Ma questo è francese? Sì, è francese. Sì, magna te. Magna così te stai zitto. I bucatini vanno sono cotti bene devono fischiare. Buon appetito. Appetito. Come si dice buon appetito in francese? Boh, non lo so. Non lo sa? Non lo sa, no, non lo sa. Tu lo sai? No. Manco te? No. Allora buon appetito. Ci sei licenziata. Va bene, ma prima devi riassumermi. Mandami Claude. Ah, ha telefonato la Video Music. Video Music per lo spot? Ma perché non me l'hai ricordato, imbecille? Video Music. Video Music. Video Music, Roma. Dov'è? Allora. Tanto lo so già quello che mi rispondono. Lo so già. Spiacenti, ma date le circostanze, lo spot è rimandato in data da destinarsi. Solo perché non c'è lei. E il contratto? Voi avete firmato un contratto. Con me, con Gilbert Marmà. Come dite? Come? Niente diva, niente spot? E a chi l'ha detto? Il contratto non prevede annullamenti per la scomparsa di Jeanne d'Arc. E beh, ve lo faccio io lo spot. Io e il mio staff. Balliamo, cantiamo. Ah, vi faccio ridere. Ah, io non sarei in grado di fare uno spot, eh? Ah, sarebbe lei la star. Io sono la star. Vedi un po'. Ah, non pagate, eh? Ah, sono matto, eh? Pronto? Pronto a Video Music? Ma sa che le dico? Vada a farsi fottere! Lei, lo spot, il contratto e quella stronza che se n'è andata a spasso in blue jeans per questa città di merda! Mi hai chiamato, capo? Ma porca miseria, sto in onda! Jux, vuoi aprire quella porta? Ma io? Che palle! E ma apri! Che te strilli! A me pare che oggi ancora non sarei visto. E artarlo, io quasi non gli apro. Oh, ma sta con una! Con una? Ma sei sicuro che è il tarlo? Oh, ce l'hai fatta, eh? Ma che aspettavate da prima? Vabbè. Ciao. Ecco qua. Che ve ne pare? Mica male, eh? Oh. Oh, scemi, parlavo dello scaffaletto io. Questa è Juliette.
è francese ma di origine italiana. Juliette, questi sono Hughes, Happy e DJ Master. Ciao. Il tarlo sa tutto di noi. Perché tarlo? No, niente. Perché è proprio come i tarli, sai quegli animaletti del legno che rosicchiano fino a quando non se ne può più. Ma certo, il tarlo. Beh, un po' è vero. Vabbè. Ecco, questo è il portadischi. Adesso fatemi l'annuncio. Ancora che annuncio? È proprio un te regoli, Allora mo riporto via. Ecco, bravo, riporto tu via. Dai, ma che ve costo di due cazzate, su? Non se regola. Vabbè, ce l'hai il testo? Sì. Eccolo qua. Guarda, ringrazio DJ Master, sia per me non andavi in onda. Ciao, Red Shoes, che fai? Mi disinformo. Ma che sta con te? Sì, perché? No, niente, mi pareva strano, è caruccia. Beh, che? Sei caruccia, un po' sta con me. Hai capito il tarlo? Zitto, zitto, intanto rosica. Oh, mo' silenzio che andiamo in onda, eh? Hai un problema di arredamento? Hai un mobile antico da restaurare? O ne hai uno da vendere? La ditta Pellicani e Figlio, via dei Cappellari 8, risolve ogni tuo problema. Bravo, l'hai detto con sentimento. Senti, adesso me lo metti, My Bar and Body? Pure. Jeanne d'Arc, non se ne parla proprio. Dai, solo un pezzo, anche come omaggio, sta a Roma. None, oh tarlo, quando te ci metti tarli proprio de brutto, eh? Sto mandando in onda una selezione di musica reggae. Te pare che sfumo su quel guazzabuglio di pop, rock, funky, punk, wave, cantato poi da quella sgrinfietta che non c'ha manco un po' di voce per chiedere aiuto? Ma vattene, va. Ma che sei matto? Ma sei la più grande di tutti i tempi. Quella c'ha un'estensione vocale che manco la Callas. Ma guarda questo. Adarantolato, ma quelli sono tutti trucchi da sala di incisione. Sì, eh? E il milione di dischi? Un milione di tarantolati? E poi dico, ma l'avete visto che pezzo di cosa, eh? Quella è una guerriera, una sterminatrice. Quella è la rivisitazione Sadomaso di Giovanna d'Arco. Ma che vuoi capire, dai? Ma che cazzo stai a dire? Ma sì, Gigi, non riesci a capire che sono tutte montature pubblicitarie fatte apposta per quelli come te. Come me e come te? No, perché mi pare che lì ci stavi pure tu stamattina. Ti sei pure imbucata per entrare. È proprio perché l'ho vista. Ma credi davvero che nella vita sia così? E com'è? Sentiamo. È una ragazza normale. Una ragazza normale che riempie gli stadi di Tokyo, di Berlino e di Parigi così, normalmente. Oh, qua dovemmo lavorare. Vai, Red Shoes. Ready, menigna? Ready, ready. Siete sempre sintonizzati sugli 88 e 9 in modulazione di frequenza di Radio Proletaria. Per il panorama rock italiano lascio la parola all'infallibile Red Shoes. Qui Red Shoes, buon pomeriggio. Per la nostra intervista della settimana, quest'oggi abbiamo in studio Icono d'Ombra sulle vostre teste. A Menigna, la cantante del gruppo, chiediamo subito come mai avete scelto questo nome. Niente, cioè, Icono d'Ombra sulle vostre teste, perché, cioè, ci sembrava, ci suonava bene a livello esistenziale. E poi, cioè, niente. Io a livello personale, l'anno scorso ho subito una grossa evoluzione. Di cui, cioè, fondamentalmente la nostra musica ne ha molto risentito. Vabbè, abbiamo capito. Ripassiamo la linea alla regia per farci ascoltare un brano dei Icono d'Ombra sulle vostre teste. Scusa Juliette per prima, eh? Io non ci sto. Quando la gente parla senza cognizione di causa, guarda, quando non sanno le cose io divento pazzo. Dai, non ne parliamo più. No, parliamone invece, eh. Se tu pensi che Jeanne d'Arc sia un... Ah, Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc! Sì, ho capito che ti piace Jeanne d'Arc, ma con tante cose che potremmo dirci, proprio di quella dobbiamo parlare. Non sei neanche gentile, scusa. Hai ragione, scusami. È che io con le ragazze non so comportarmi tanto bene. È un argomento, è un campo in cui lascio un po' desiderare. Ne hai avute molte? Di che? Di donne. Sì. Che abbastanza. Insomma, più che altro... Niente. Meteore. Te l'ho detto, è un campo in cui non mi sono mai applicato moltissimo. c'è sempre tempo per cominciare. Che? Sei molto simpatico. E perché ti sono simpatico solo adesso? No, anche prima. Prima di che? Ecco il tarlo al lavoro. Sì, c'hai ragione. Guarda che io sono un brutto pesce, eh. Come si dice in Francia, è mauvais poisson. Ha
Ecca qui, bella, ma di 800 stile antico. A sto prezzo ce la so proprio regalata a tuo padre. Sì, al modico prezzo di 400 sacchi. Appunto, ne vorrà almeno 800. Sì, e come no? Certo che qui è veramente molto bello. Di chi è questo palazzo? Di chi deve essere? Mio. Sì, il suo. E i principi lo sanno che è tuo, sì. Lo sanno, sì. Basta che carcano 400 mensilità arretrate. Oh, parole povere, sono 35 anni che non mi danno una lira. Se poi ci metti i contributi, le gratifiche, l'assegni familiari, Più tutti i mobili che ti sei rivenduto. Risarcimento danni. Ah! È quasi mezzo secolo che faccio il guardiano gratis. E poi non c'ho manco la pensione, ricordatelo. E tu mica me li versi i contributi quando vieni qui a comprare un mobile? Sì, pure. Mi dirai piuttosto che mo' i mobili sono finiti. Mi toccherà passare ai tegole, poi ai cammini, dai cammini ai portali, dai portali ai mostri delle finestre pure. E poi ai colonne. Scusatemi, ma io vado a farmi un giro prima che crolli il palazzo. Mi sta a venire fame pure a me. Che sta cucinando, signora? So, sargicce e fagioli per stasera. Posso? Oh, s'accomodi. Con buon appetito, eh? Grazie. Ammazzalo. Oh, caruccia la francesina, ma, Oh, ma che fai, diventi rosso? Sì, rosso. Ma se quella manco mi piace. Ma l'hai guardata? L'ha guardata, non te preoccupare. Vieni qua. Ehi, come stai, piccolina? Ne vuoi un po'? Su, mangia. No. Allora te lo lascio qui. Thank you.
Questa è per tuo padre. Ma digli di venire a trovare qualche volta. Magari viene a pranzo una domenica. Vieni pure tu. Però portate pure la signorina, che ringraziando Dio mi sembra di buon appetito. No come mia figlia che sta sempre a dieta. No, è che stasera parte, torna a Parigi. La ringrazio. Anzi, adesso lo vado a cercare che pure tardi. Juliette! 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 Tu guarda questo. Juliette! Grazie, sono commossa, siete tutti fantastici. Vi amo tutti. Ciao, are you happy? Thank you, thanks to everybody. Grazie. Grazie, siete tutti meravigliosi. Vi amo, ciao. Juliette, rispondez, s'il vous plaît. Che palle, stiamo a fare, ragazzini. E dai, Juliette! Tana! Ah, scema! Ma che fai, sparisci? Non sono mica sparita. Sto visitando il palazzo! E così lo visiti, dentro il grano. Sto nuotando, non lo vedi? Ah, già, è vero, scusa, non me ne ero accorto. Dai, su! Tu che fai? Non vieni a farti il bagno? No, grazie, non posso, ho appena mangiato. Beh, anch'io ho mangiato e ho pure bevuto, e pure tanto. E pure troppo, dai, su. Dai che facciamo tardi, su. Dai, tu fai. No, che mi sporco tutto. Mannaggia, e dai. No, 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 che mi riempi tutto di chicchi, no, dai. No, ti faccio i capelli. Guarda che t'ha fuoco, eh. Vieni, allora. Vieni, dai. Vieni, vieni, vieni. Vai, no, 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 guarda, dai. Adesso ti prendo. Au. Dai, Vittoria. Oh, la prendi tu. Mi arrendo. Hai mai fatto l'amore nell'acqua? No, nell'acqua no, nemmeno nel grano. Insomma, mi mancano un sacco di posti. Thank you.
Guarda. Vedi sto matto che sta a fare. Ehi, ehi, ehi. Tieni, reggi qui, 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 così. Girati. Alzati, dai. Ok, così. Così. Bene. Allora, adesso ripeti. Ripeti con me. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Dai, ripeti forza. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, dai. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. No, l'ambassadeur. L'ambassadeur non mi pare così difficile, Cristo. Ah, oh, ma insomma, se posso sapere che vuoi. Prima ma le mani sotto al vestito, poreci qua, mo ripeti ma... meglio. Ah, oh, io c'ho da lavorare, non c'ho tempo da perdere. Fuori, fuori, va via, va via. A te viene da ridere, eh? Un problema come questo. Eppure ci sarà un modo. Vedrai che lo trovo. Perfetto. Ma non quello. Le scarpe. Dai, dai, dai. Tu. Bene. Aggiungi il rosso qua, più rosso. Sorridi, non siamo a un funerale. Forza. In piedi. E allora, che ve ne pare? Dai, cambiati che sei ridicolo. E telefono all'ambasciata che non andiamo. L'hai capita finalmente. Pronto? Gigi, guarda chi c'è, Marcello Mastroianni. La diaria ci rimetto sempre. Secondo loro, quando si gira fuori Roma... Sì, sì. Camera, un letto, pranzo a prezzo fisso. Ma dovrò invitare qualcuno. Ci vorrà un salottino per ricevere un giornalista. Io adoro Mastroianni. Lo sai che in Francia è molto famoso? Ah, sì? Ma qua invece non ci frega un granché. Sarà perché è di casa. No, no, grazie. Che faccio? Li ricevo in camera da letto? Ma che gli offro? L'acqua del lavandino, spese di rappresentanza, che vuol dire? Che uno si deve presentare, qui. Sì, ora guarda. No, no, dicevo qui alle babbione. Beh, va bene, poi non è importante, Giovanna, facciano come gli pare per la diaria. Invece ti voglio dire che mi ha telefonato quel marmista del Verano. Ha detto che si è liberata una tomba, 12 posti. A me interessa moltissimo, te l'ho sempre detto. Insomma, la vorrei comprare, ecco. Sì, ma... Il signor regista vorrebbe parlare con lei. Scusa, scusa un momento, c'è il regista che mi vuole parlare, scusa. Spinga il bottone. Pronto? Marcello, scusa, vorrei provare la scena di stasera. Scusa, ma non dobbiamo girare quando si fa notte. Cominciamo a provare quando c'è ancora il sole. Scusami, Marcello, ma siccome è importante... Va bene, come vuoi tu. Faccio una telefonata e arrivo subito. Chiudo e passo, ciao. Grazie. Scusa, sto regista, rompi 2 ore di prove per girare un minuto. Vabbè, insomma, ti stavo dicendo...
questa tomba si è liberata. Io la vorrei chiudere con... mi senti, Giova? Con una pietra semplice, 1,50 x 1,50 m, di Peperino, che è una pietra romana. Poi sopra, non le solite scritte, tutti addolorati per la dipartita. Facci mettere, certo, Marcello Mastroianni, nato, morto, eccetera. Dopo i fiori, adesso è troppo presto. On vous aime beaucoup en France. Ah, moi aussi j'aime la France, merci. No, no, non dicevo a te, qui c'è... Grazie, sei una signorina francese, mi ha mandato una rosa. Dunque, dicevo, sulla tomba la scritta deve essere semplice. Non ci sono. Due punti, chiamate l'avvocatessa. Così vediamo se finalmente no. Allora dove ci rivediamo? A Roma o a Parigi? Certo che è ancora un bell'uomo, eh? E se ti piace tanto vai a chiedere un autografo. Oh no, no, è terribile. Guarda, quando tutti ti vengono incontro è uno per mia figlia e un altro per mio nipote. Una tale noia. Ma tu che ne sai? Vabbè, si sa, no? Ti saluto, scusa Giovanna, ma devo scappare, mi stanno aspettando per girare. Va bene, tu telefona, combina, domani ne parliamo, ciao, scusa, grazie. Prego. Lei è bellissima, complimenti. Se tu non puoi tornare a Roma, io posso venire a Parigi quando vuoi, basta che lo decidiamo però. Giulietta, che dici? Giulietta? Insomma, vuoi rispondermi, Giulietta? Gigi, è stata una bella giornata. Una bella giornata e basta. Juliette, ma... non sei stata bene con me? Ma sì. Perché dici una bella giornata e basta? Perché io sono Jeanne d'Arc. Chi? Sul serio. Tu sei scocciata, sei proprio scocciata. Ma è la verità. Sì, la verità. La verità è che tu c'hai paura. Ma che problema è la distanza? Oh, dico, Parigi è Parigi, e mica sta in America. C'è un amico mio che c'ha la ragazza a Frosinone, so 10 anni che stanno insieme. Cristo, Gigi, te lo giuro! Jeanne d'Arc sono io! Sì, io sono Madonna. Ma vuoi che mi metta a cantare in mezzo a Piazza Navona My Burned Body? Dai, così alziamo pure qualche lira. Ok, allora stasera guarderai due, ore 20:30 e vedrai. Juliette. Ma almeno proviamoci. Non ci vedremo tutti i giorni, ma ci possiamo scrivere, telefonare. E poi la lontananza è pure meglio. Non c'è il tempo di stufarti. Oh, e se poi non va, ciccia, ci lasceremo fra un anno. Fra 6 mesi, ma scusa, ma perché adesso, eh? Gigi, io non so che dirti. Dimmi di sì, dimmi di sì. Anzi, c'ho un'idea. Da quando lavoro a bottega non mi sono neanche preso 2 giorni di malattia. Quindi lo sai che faccio? Vengo a Parigi sabato prossimo. Parto venerdì sera con il Palatino. Lunedì è pure festa, faccio 3 giorni pieni. Faccio il ponte. E tu mi trovi in un alberghetto, eh? Sì. E sai che facciamo adesso? Ti accompagno in albergo. A proposito, in che albergo stai? Non me l'hai detto. Non mi hai detto niente di te. Gigi, mi devi ascoltare. Tu mi presenti a tuo padre. Io gli dico che anche se sono italiano sono un ragazzo serio e che c'è un lavoro avviato di antiquario. Me lo faccio piacere, vedrai, me lo faccio piacere. In fondo è un lavoro gagliardo. E poi gli diciamo insieme che sabato prossimo vengo a Parigi. E poi tutti i sabati mi faccio l'abbonamento. Così lui apprezza che gli diciamo tutto sin dall'inizio. E poi stasera ti accompagno all'aeroporto. Andiamo. Andiamo. Va bene. Prima però forse è meglio che avverta mio padre. Gli vado a fare una... Sì. Una telefonata e torno subito. Sì, chiamalo. Io intanto chiedo il conto. Cameriere? Quant'è? La ragazza che stava con te mi ha detto di darti questo biglietto. Addio, Gigi. Grazie a te non dimenticherò mai Roma. Guarda la TV alle 20:30 e capirai perché scappo. Ti bacio con un tarlo nel cuore, Juliette. Se paghi strappiamo pure questo.
Finalmente la pressione è tornata normale. È incredibile, ride nel sonno. Starà concludendo un contratto. Oh, Juliette! L'intervista è fissata per le 8. Lisette! Lisette, avverti che siamo pronti. Noi facciamo i conti dopo. Avete 8 minuti. Deve essere bella da fare male agli occhi. 8 minuti. Questo non lo tocchi. Avete 7 minuti, intesi? Mi passi la sala stampa. Stasera più bella che mai. Beh, Juliette, com'era la granita Piazza Navona? E così arrivai fino a Orvieto a piedi. Lei stava lì, al palazzetto della Gil, Gioventù Italiana del Vittorio. S'allenava per i vittoriani, le gare di pallacanestro. Ci avrà avuto 16 anni. Avessi visto che era una pesca. Io riuscii solo a salutarla da dietro i riti del campetto. Poi dovetti subito rientrare a Roma, sempre a piedi. Mai più vista. Invece lei te l'avrà dato il diritto dei pariti. Gigi, oh, mi stai a sentire? Mi stai a sentire? Sì, te sento. Dai, oh, l'ha detto pure lei. Quando mangiava, di buon appetito, che Dio benedica, che partiva stasera. Quindi ti avrà dato l'indirizzo dei Parigi, no? Ora, se proprio vuoi andare a Parigi, non ci stanno problemi. I soldi te li dà papà tuo. Poi magari ti trattengo da lo stipendio. Gigi, ma che ce l'hai con me? Ti ho detto che non ci stanno problemi. Se poi, proprio, in tutta Roma, non c'è una romana che ti piace, vorrà dire che fai un sardo a Parigi. Ma no. Ma che Parigi? Che ci vado a fare a Parigi? Gigi, scusa. Ma che stai a guardare? Niente, che sto a guardare. Ma hai detto bene tu, hai detto. Ci sono tante romane qua. Scusa, Gigi, Signore e signori, buonasera. Siamo nel salone imperiale di un noto albergo romano, in compagnia della più famosa rockstar del momento, la sublime, aggressiva, dolcissima Jeanne d'Arc. Naturalmente, il primo quesito ha proprio a che vedere con il nome. Si ispirerà più alla celebre eroina Giovanna d'Arco, oppure Dark è il riferimento al look, che poi è quello che suggerisce più direttamente. Il gadget che accompagna questa sua venuta in Italia, francamente andrebbe bene sia per l'una che per l'altra versione. Glielo chiederemo. Jeanne d'Arc, tu sei di passaggio qui in Italia, ma questa sera stessa hai già un aereo per Parigi. Brevemente i tuoi programmi futuri. Adesso sto lavorando a una nuova canzone. È la storia di una giornata speciale durante la quale due persone si incontrano e si innamorano. È una giornata felice e piena di emozioni, alla fine della quale però i due innamorati scoprono che il loro amore è un amore impossibile. Ma non è una canzone triste, perché il caso vuole che la sera lui riesca a rincontrare lei proprio nel posto dove si sono conosciuti la mattina. Se vuoi, Tarlo, è possibile. Prego? È il titolo della nuova canzone, It's Possible Woodward. Grazie Jeanne d'Arc, ti ringraziamo moltissimo per queste tue sollecitazioni. Gigi, le dovevamo sentire tutte ste pregnacce oppure spengo? Naturalmente ti aspettiamo, oh, sei sempre Gigi, la benvenuta, grazie, a presto. È roba che se io non rispondevo a mio padre, mi corchiava le botte. Siamo in ritardo. Tutto caricato? Jacob! Siamo in grave ritardo. Hai pagato il conto. Hai chiamato il pacchino. Hai telefonato all'aeroporto per confermare la partenza. Pensa al trucco. Elisette, hai avvisato Parigi per l'arrivo? Ma sì. Io ho fatto quella telefonata, ma chi?
Elisette, che ti avevo detto di ricordare? Non me lo ricordo. Grazie, tutti contro di me, eh? Domani ricordami di licenziarti. Perdiamo l'aereo. Claude, di agli autisti che siamo pronti. Che cos'ha, Gian? Che cos'ha? Anche alla televisione, quando l'hanno intervistata, straparlava. C'è pure chi straparla senza bisogno di essere intervistato. E poi è moscia da morire. L'avranno drogata. Tirala su, Cristo, sei pagata. Tirala su. Come va, piccola? Per noi francesi Piazza Navona è un casino, eh. Allora, pronti? Sei pronta, Jean? Sì. Mi raccomando, sorridi, eh. Sì, lo so. Claude, tu ed io ai lati di Jean. Occhio, ragazzi, si va. Forza, forza, forza. Mi daresti un passaggio? No, non sei il mio tipo. E se fosse Juliette a chiedertelo? Io vado all'aeroporto, e tu? Dove vai tu? We'll be right back.